Una passione, quella per le moto, trasmessa di padre in figlio. È la storia di Giacomo Dondé, giovane pilota vigevanese di Supercross, evoluzione delle gare ciclistiche di motocross, che si svolgono in circuiti chiusi all'aperto e con salti a ostacoli continui. Giacomo ha soltanto 11 anni, ma in così poco tempo ha comunque già dato prova del suo talento, raccogliendo risultati degni di nota. Da ultimo spicca il terzo posto al campionato italiano di motocross a Cremona. Prima ancora le vittorie nel motocross e nell'enduro, gare di velocità in cui si cimentava il padre Marco Dondé. Il figlio Giacomo Dondé dimostra di avere già le idee chiare sui suoi obiettivi futuri. Siamo andati a trovarlo e a conoscere la sua storia. Mi piace perché uno anche l'ho preso questo sport da mio papà quando avevo 3 anni, ho iniziato ad andare in moto, poi nel 2022 ho vinto il mio primo campionato italiano di mini enduro e di motocross e anche il regionale. Poi invece l'anno scorso ho vinto il Supercross a ECMA come prima gara del campionato Supercross. Sono molto felice, quest'anno stiamo alla prima gara dell'italiano a Cremona, ho fatto terzo, non ce l'aspettavamo ma ce l'ho fatta. Sono partito bene e ho tenuto il ritmo fino alla fine. Se riesco vorrei tanto vincere un mondiale e impegnarmi più che posso per fare il meglio che ho. Nella sua passione per le moto, il giovane Giacomo è seguito dalla famiglia, che lo segue costantemente a tutti gli allenamenti e gare. Il padre Marco ricorda come il figlio si sia avvicinato alla disciplina, seguendo l'esempio di chi ha in casa. Ho praticato enduro per 30 anni e facendo vari campionati italiano e regionale e la famiglia mi ha sempre seguito. Da quando Giacomo è nato, tutte le domeniche lui era con me in gara dentro il seggiolino e piano piano gli ho trasmesso la passione fino a quando siamo arrivati a 3-4 anni che ne è salito sulla prima motoretta a motore. In moto ci va finita la scuola, solitamente lui si allena 1-2 volte a settimana sempre dopo la scuola per lui è molto importante e anche per noi la famiglia. Lui cercherà sempre come vuole di vincere, di arrivare sempre come vincente. Non è facile perché più diventa grande più gli impegni diventano importanti.